dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Bene, allora oggi nella trasmissione, della prima trasmissione, abbiamo avuto l'intervento dal Belgio, dove si tiene il congresso mondiale delle regioni etniche, il VCR, del nostro amico Claudio. Sì, pronto? Sì, buonasera. Sì. Un'informazione. Io so che voi avete detto di telefonare a voi, a questo numero appunto, per avere informazioni su come evitare di pagare il canone RAI. No, scusa un attimo. Scusate, ma le chiamate di servizio Radio Gamma 5, come sempre, è una radio povera e bisogna essere autosufficienti in tutte quante le cose. E allora dicevamo appunto che le tematiche affrontate dalle 15 alle 16.30 sono state: una, il referendum sulla fecondazione assistita; due, è stato appunto il discorso dell'intervento di Claudio e di altri pagani del Congresso Mondiale delle Regioni Etniche che si tiene ad Anversa. E la tematica del congresso di quest'anno è una tematica incentrata soprattutto sull'elaborare, sul formulare, sull'esprimere e rendere concreto delle normative da proporre al Parlamento europeo e ai vari governi italiani sulla tutela delle minoranze religiose in Europa. La tutela delle minoranze religiose è una tematica che ogni giorno è sempre più forte, e tutto quello che succede anche in Italia con il referendum sulla fecondazione assistita ne è una dimostrazione di quanto sia importante considerare che non esiste una religione, ma che esistono le religioni. E che le religioni non sono tutte uguali, cioè nel senso che quando si parla di religione monoteista si intende una cosa precisa, chiarissima, e quando si parla di religiosità pagana si intende tutt'altra cosa, nel senso che, pur usando la stessa definizione, la stessa parola, i contenuti sono radicalmente diversi. Sono radicalmente diversi perché nel monoteismo noi abbiamo che tutto è incentrato, è basato, è collegato a una visione di un Dio creatore che non è mai esistito, che è una menzogna, che è una panzana, e che di conseguenza bisogna essere sottomessi. Questo del Dio creatore, della sottomissione a Dio, è una tematica che i monoteisti hanno sempre presente. Io vorrei ricordarvi proprio che il principio del timore, della paura, è insito in ogni monoteismo ebraico, cristiano, musulmano, e questa volontà di ribattere sul timore, sulla paura di Dio, non è una nostra invenzione come pagani, nel senso che il monoteismo ci tiene a che le persone abbiano paura del loro Dio. Leggo dall'Osservatore Romano di oggi, riporta le dichiarazioni del signor Ratzinger per quanto riguarda le varie interpretazioni bibliche, e dice: a conclusione della nostra riflessione vorremmo meditare con la tradizione ecclesiale dei primi secoli cristiani il versetto finale con la celebre dichiarazione reiterata altrove nella Bibbia: principio della saggezza è il timore del Signore. Vi tralascio le citazioni bibliche, comunque non è importante. E soprattutto una cosa che è importante è che quando si ha paura non si è capaci di agire. E giustamente il signor Ratzinger cita un passo di dei tanti teologi pazzi che hanno elaborato delle teorie folli del monoteismo. E citando, facendo sue le parole, dice Ratzinger: che cosa è principio di sapienza se non astenersi da tutto ciò che è odioso a Dio? E in che modo non può astenersene se non evitando di fare alcunché senza aver domandato consiglio? Cosa significa questo? Che i monoteisti reputano incapaci le persone di essere indipendenti, di essere liberi, di essere capaci di decidere la loro esistenza. E cosa insegnano i monoteisti? I monoteisti si insegnano ad astenersi dalla vita e chiedere sempre consiglio a qualcuno. Si crea la gerarchia, il Dio creatore non c'è. Si inventa un intermediario, si inventa una struttura ecclesiastica, una chiesa, e avanti di questo passo. Logicamente, quando si deve creare timore, quando si deve creare paura, quando si deve creare spavento, tutte le immagini più terrificanti il monoteismo le utilizza. Al contrario, il paganesimo ha sempre sostenuto e conosce la sensibilità del mondo e si rende conto che non esiste nessun Dio creatore, che non esiste niente all'infuori della volontà, dell'esistenza stessa, e di conseguenza non c'è bisogno di un principio esterno ispiratore della vita, ma c'è un principio che è insito in ogni cosa materiale, vegetale, animale
umana. E poi non facciamo delle grandi distinzioni, in quanto tutto quello che esiste, tutto quello che è presente ha una sua volontà, ha una sua funzionalità e ha una capacità di relazione. Di conseguenza noi non dobbiamo avere paura del mondo, non esiste la paura del mondo, esiste la volontà di comprenderlo, e solo di comprendere il mondo, di osservarlo, di percepirlo, ci rende conto che noi dobbiamo essere attenti a questo. Essere attenti al mondo significa essere attenti anche all'ambito politico, culturale, sociale in cui viviamo. E una delle tematiche che maggiormente ci toccano in questo giorno, in questi giorni, è il referendum sulla fecondazione assistita. Il referendum sulla fecondazione assistita è uno dei tanti capolavori che la mentalità malata, perversa, folle, criminale del monoteismo ha gettato sul mondo. La legge sulla fecondazione assistita, che molti italiani chiedono giustamente di abrogare il 12 e 13 giugno, in cui spero che anche molti ascoltatori si informino, prendano coscienza di cosa rappresenta questa legge, sappiano che questa legge ha un principio basilare, cardine, che deriva dal cristianesimo. È il disprezzo, il disgusto e il rifiuto della donna, della sua libertà, della sua indipendenza, della sua volontà. Ed è il negare all'uomo, alla coppia, alle persone, alla civiltà, a una società, di decidere di come organizzarsi al meglio per vivere. Allora, la Bibbia, questo triste testo, questo testo pericoloso, nocivo, perverso, malvagio, e le parole di dispregio non sono mai sufficienti per definirlo, descriverlo e commentarlo, ha nella sua parte iniziale, nel libro della Genesi, una norma che a mio avviso è il principio ispiratore della legge sulla fecondazione assistita. Quando il Dio inventato dai cristiani dice: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Questa è una citazione testuale presa dalla Bibbia. Faccio la citazione testuale perché queste sono parole che volutamente vengono nascoste, vengono occultate, vengono tralasciate, ma che dimostrano nella sua atrocità qual è il pensiero che ogni monoteismo ha verso la donna. Perciò, quando il 12 e 13 giugno le persone che si hanno fatto un'informazione, avranno preso coscienza, avranno valutato questa legge, andranno a votare, non faranno una scelta politica, non si schiereranno con un partito, non si schiereranno con un politico, non apparteranno a nessun gregge, saranno persone che saranno consci di quello che devono fare, soprattutto perché si renderanno conto che questa legge, la legge sulla fecondazione assistita, è l'applicazione dell'integralismo. Noi, qualcuno nella nostra realtà, nel nostro ambiente, nel nostro Veneto, dice che gli islamici sono cattivi e così via, ma quanta ferocia, quanta cattiveria, quanta malvagità, quanta violenza c'è all'interno di questa norma, della legge 40 che il 12 e 13 giugno si vorrebbe abrogare. E difatti la volontà di imporre sofferenze. Un papa aveva detto: non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. E come sempre qua vediamo che c'è bisogno di incolpare qualcuno, di renderlo colpevole, di dirlo che ha trasgredito qualche legge divina. In realtà il racconto biblico è un'invenzione, è una favoletta, è una menzogna, è un'idiozia. Sciocca è la persona che crede in quello che la Bibbia racconta, però le persone che hanno creduto in questo racconto, che hanno dato valore a queste parole, che hanno messo nella loro carne questo verbo, hanno creato sofferenze nei 2000 anni in cui il monoteismo si è manifestato nella nostra civiltà. Perciò è importante che tutte le persone siano consce dello scontro di civiltà che è in atto. E lo scontro di civiltà non è tra l'Occidente cristiano e un Oriente musulmano, e tra la visione della vita di chi dice che noi siamo uomini, siamo cittadini, siamo individui, siamo persone, e noi abbiamo la capacità, la volontà, la possibilità di decidere la nostra esistenza, e di chi invece vorrebbe considerare le persone sottomesse, timorose davanti a un Dio che non esiste e soprattutto timorose davanti ai loro rappresentanti. Perciò la legge sulla fecondazione assistita rappresenta
l'ennesima manifestazione di questa violenza, di questa imposizione, di questo terrore, di questa paura che si vuole imporre alle persone. Io dico a tutti gli ascoltatori, informatevi, prendete coscienza, abbiate notizia di quello che dice questa legge e andate a votare. La scelta che farete dipenderà dalle vostre coscienze, dalla vostra informazione, ma non rinunciate al vostro diritto e dovere di cittadini. Io vi faccio sempre presente che qualcuno non vorrebbe che voi votaste. Perché? Perché vi vorrebbe timorosi. D'altronde la sottomissione si insegna in tante piccole cose. La sottomissione si insegna anche perché qualcuno, non per sua coscienza, sceglie di non andare a votare, ma perché qualcuno gliel'ha ordinato, perché qualcuno vuole che voi siate obbedienti. E quando qualcuno parla di obbedienza assoluta, di obbedienza cieca, è sempre qualcuno che ne ha nel suo animo una volontà tirannica. Ma la volontà tirannica viene dal Dio che loro hanno inventato, che hanno definito e che hanno costruito. D'altronde, nella Bibbia, nella parabola delle mine, nel Vangelo di Luca, il Gesù Cristo insegna ai suoi apostoli, ai suoi devoti, quale deve essere il comandamento, il modo di agire, l'imporsi. E dice, prendete quelli che non voluti che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me. Quello di sgozzare, di uccidere, di bruciare, di annientare, è la caratteristica di ogni monoteismo. La legge sulla fecondazione assistita rientra in questa logica, rientra appunto nella logica del monoteismo di violentare la volontà delle donne, di sottoporle a violenza, di obbligarle, di creare dei meccanismi per cui nessuno può scegliere, non può scegliere la società, non può scegliere l'individuo, non può scegliere il medico. E di conseguenza assistiamo a una volontà di deresponsabilizzare le persone. Si preferisce porre dei divieti, di imporre delle norme, si vuole spaventare il mondo. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco, sono ciao. Claudio ancora. Ciao. Niente, abbiamo terminato la giornata del congresso e volevo dire ai radioascoltatori del radiogramma che in effetti il paganesimo si sta sviluppando in maniera non indifferente, cioè in maniera incredibile. La cosa più che sta più osservata qui ad Anvert è il fatto che anche se i pagani sono uguali, sono diversi da cultura a cultura. Sì. E una cosa che ha colpito moltissimo è la discrepanza che esiste fra i pagani come italiani, greci e un altro paio di nazioni e invece pagani che sono dei paesi nordici. Mm. I pagani dei paesi nordici hanno avuto la controriforma e lo Stato è effettivamente ha separato se stesso dalla Chiesa, cioè anche se le chiese cattoliche sono forti, la separazione fra Stato e Chiesa è stata fortissima, per cui molte delle spinte che invece ha il paganesimo nei paesi cattolici, con tutta l'arroganza, con tutto l'odio che hanno i cattolici per i diversi, per la vita, i pagani del nord chiaramente questo non lo sentono, o lo sentono in maniera estremamente bassa e non hanno avuto bisogno di sviluppare un'ideologia dottrinale contro il cristianesimo. Questa è la differenza più grossa che esiste fra pagani, diciamo così, italiani, greci, spagnoli, portoghesi, a differenza invece di pagani, sì, che sono pagani anche fiamminghi, sì, danesi. Beh, sai, i pagani del nord hanno avuto una cristianizzazione più tarda. Sì, e hanno anche un paganesimo che germina abbastanza in maniera medievale, cioè sono stati cristianizzati tardi, il paganesimo ha continuato fino a tardi, si sono formate delle congreghe che hanno mantenuto vivi una serie di aspetti che erano importanti, no? Sì. Gli aspetti di antichi paganesimi, per cui quando sono arrivati i cristiani loro praticamente hanno portato avanti idee pagane fino a livello molto tardo. Sì. Questo invece non è accaduto in Italia e non è accaduto in Grecia, non è accaduto in altri paesi. Infatti l'amico che avete sentito oggi, Vlasis, dalla Grecia, che è praticamente uno dei principali esponenti dell'ISA, lui è quello che ha scritto praticamente il libro sulla distruzione, la cronaca della distruzione dei templi.
ha scritto quel libro che, da quale abbiamo tradotto le pagine messe in internet, e anche loro hanno proprio la visione dei cattolici che vanno a distruggere i templi. Sì. E invece questo non è successo, per esempio, nei paesi nordici, dove i templi erano in legno, li hanno distrutti abbastanza presto, per cui è stato abbastanza facile, diciamo così, annientarli, farli sparire. Però vediamo delle cose molto strane, come in Lituania, per esempio, dove una chiesa, il Duomo di Vilnius, costruito sui fondamenti di un tempio, del tempio al Dio delle Tempeste, che è praticamente lo Zeus lituano, sta letteralmente sprofondando. Cioè, praticamente questi hanno costruito una chiesa monumentale, no? Sedimentata nei secoli, sopra un antico sito del Dio delle Tempeste, del popolo lituano. Però il Dio delle Tempeste e il popolo lituano lo ha costruito in un'area in cui c'è un fiume sotterraneo, e il fiume sotterraneo chiaramente attira i fulmini, no? Attira i fulmini e attira le tempeste. Questi hanno costruito, e il tempio era molto, molto leggero, diciamo, rispetto al paesaggio, cioè molto agile. Questi hanno costruito una chiesa di 10 metri di altezza, con un po' di colonne, in marmo, in granito. Figurati cosa succede su un terreno dove sotto passa un fiume. Sì, sparisce. E sta sparendo. E tutte queste contraddizioni, no, che sono avvenute, in realtà stanno facendo capire alle persone come ci sia stata una violenza del territorio, una violenza della vita ad opera dei cristiani, che ha atteso proprio ad annientare quella che è la loro esistenza. E infatti tutti i gruppi del nord Europa stanno avendo un grosso sviluppo dal punto di vista del paganesimo, e non hanno ancora sviluppato gli strumenti sufficienti per far fronte a un cristianesimo che diventa sempre più aggressivo. Cioè, mentre non si sente in Germania il peso del cristianesimo perché lo Stato divide, però nello stesso tempo il cristianesimo si sta accorgendo che sta perdendo i suoi referenti politici, cioè i politici stanno guardando le idee del paganesimo come delle idee centrali, e questo diventa pesante nello scontro religioso che esiste, perché in realtà il cristianesimo è ideologia pura, è follia. E questi se ne stanno accorgendo, solo che noi ci siamo già dati gli strumenti proprio per la ferocia della Chiesa Cattolica, la sua voglia di distruggere, di stuprare le persone, ci siamo forniti gli strumenti. Loro stanno cominciando adesso ad accorgersi di questa necessità, insomma. Beh, difatti comunque il congresso, ci sono molti partecipanti da... Il congresso, ci sono partecipanti da una dozzina di paesi, c'è una delegazione anche dall'Australia, esiste una delegazione dall'India, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Germania, dove c'è il gruppo di Hellaring, poi c'è una delegazione dalla Danimarca, c'è una delegazione dall'Italia, c'è una delegazione dalla Grecia, c'è le notizie dalla Spagna, i messaggi dal Portogallo, c'è una delegazione molto corposa dalla Francia quest'anno, che sono arrivati in massa, e ci sono anche delle delegazioni dell'est Europa, con quale però non ho ancora avuto contatti, per cui so che ci sono, però non... Sì, ma questo è importante, insomma, no, che dimostra che il paganesimo è un fenomeno europeo, insomma, d'altronde le radici dell'Europa sono pagane, ed è giusto appunto che i pagani si riconoscano. Bene. Questo è tutto. Bene. Vi do appuntamento per giovedì. No, dai, devi dare appuntamento domenica alle urne. Domenica alle urne a tutta Italia, perché in realtà è, volenti o nolenti, è comunque uno scontro fra cristianesimo e paganesimo. È l'idea dell'uomo, l'idea della donna, l'idea della collocazione sociale. C'è stato anche in questo congresso un documento fatto dalla amica australiana, proprio per parlare del ruolo delle donne all'interno delle religioni. E anche qua è successa una cosa abbastanza strana, nel senso che abbiamo detto, sì, vabbè, noi parliamo del ruolo della donna all'interno della religione, ma in realtà, siccome nel paganesimo non esiste differenza, esistono solo persone, non esiste divisioni per sesso, ci troviamo a dover discutere su una società monoteista e a scontrarci con una società monoteista. Sì, questo è vero.
Questo adesso vedremo come risolveremo la questione, e quale, anche perché se vai dallo Stato a dirgli le religioni discriminano le donne, ti dicono sì, ma tu di chi stai parlando? Cioè, capisci? Questo è un problema che dobbiamo discutere, insomma, perché in effetti il monoteismo discrimina. Sì, è solo il monoteismo che discrimina. Va bene. Bene, buon lavoro. Saluto a tutti quanti. Ciao Claudio, ciao. Sì, pronto? Pronto? Posso parlare di un passo indietro che ha fatto la Chiesa a favore della cultura greca? Bene, veloce, vorrei. Sì, sono veloce. L'ho interpretata da Solidano e gli ho detto che esiste anche l'imperialismo, cioè il capitalismo rosso comunista. Significa che non esiste più il nemico la scienza e la cultura greca, la sapienza greca, ma c'è il nemico anche il comunismo capitalistico è rosso. Dunque la Chiesa ha fatto un passo in Dio, significa che adesso la Grecia darà la sua possibilità di esprimersi questi signori qua che hanno venduto la nostra pace. Va bene, perfetto, grazie. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Ciao Ivano. Niente, ho sentito Claudio. Sì, era in Belgio appunto col congresso del VCR. Sì, sono contento. C'era anche la delegazione italiana, insomma, va corposo la delegazione italiana, comunque. Sì, comunque, risaputo che i pagani nordici, naturalmente nel nord, è più, diciamo, scissi da cattolicesimo, no? Sì. Da religioni, perché è logico, perché però è anche meno, diciamo, difesi, no? Secondo me. Beh, sì, sai, loro hanno avuto una situazione ben diversa rispetto. No, altri siamo più, diciamo, accorti. Qua sono più accorti, sappiamo chi ha a che fare, naturalmente. Che non sia un colpo di coda anche questo per farci fare paura, diciamo, a gente. I monoteisti hanno sempre basato sulla paura, perché appunto leggevo prima la dichiarazione che ha fatto appunto Ratzinger, che bisogna avere il timore di Dio e che il timore di Dio è la base del monoteismo. Paura, perché qua appunto Antonino Artaud per farla finita col giudizio di Dio, dell'eretica. Sì, ma sai, loro hanno sempre il fatto che devono giudicare, ma infatti lo stesso Ratzinger ha ricordato proprio nel suo bel intervento, chiamiamolo così, il fatto che appunto bisogna sempre di non muoversi, cioè lui dice chiaramente che bisogna astenersi da tutto ciò che è odioso a Dio, e in che modo uno può astenersene se non evitando di fare alcun che senza domandando consiglio, cioè. E questo significa che tu devi sempre avere il tuo buon pastore a cui tu devi obbedire e rispondere, insomma. Ma significa anche che qualcuno deve giudicare i tuoi comportamenti. Ne altre diciamo, occasioni che c'erano la fascia a latino, no? Che latina, capito? Spagna, Italia e Grecia. Stavolta però che c'è solo che l'Italia. Sì, se tu consideri già la realtà politica greca, esatto. Noi abbiamo assistito in questa campagna referendaria che i politici di tutti gli schieramenti si sono prostrati alla Chiesa Cattolica. Sì, cioè, sì. Se tu basta parlare delle autorità dello Stato, che sono tipo un Pera e un Casini, per non parlare del silenzio, appunto, di un Ciampi, per non parlare di altri politici cui il Vaticano ha chiesto di non esprimere la loro opinione, perché sennò Invece vediamo la Spagna e la Grecia, appunto, vediamo che c'è un cambiamento in Spagna, almeno, no? Ma d'altronde sai, un politico dovrebbe essere l'espressione dei cittadini, in Italia è l'espressione del Vaticano, della Chiesa. Esatto. Ed è sempre là, appunto, a fare il guardiano del gregge, insomma. Io ho paura sempre che sia, da una parte l'ignoranza di non saper cosa che c'è sto
sta gente che non sa cosa fare, cosa non fare. No, ma io non ho parlato con... se tu spieghi alle persone che di fatti ti dico, io scelgo sempre di parlare dei fatti concreti, parlerò appunto anche del caso di una donna di Padova e della sua condizione, del desiderio del figlio, che la legge glielo impedisce. Proprio perché è inutile parlare di grandi principi, cioè devi dare degli esempi concreti a queste persone, che sono persone fisiche, non sono principi, sono persone che vivono, che tu puoi incontrare per strada. Cosa gli dici? Che devono soffrire. Sì, ma noi se diciamo dettati in ampli, non si amplificare queste notizie, purtroppo. Che se di cartelli, per esempio, ho visto passare stamattina che se delle robe spaventose, che se di manifesti contro per l'astensione, che è una roba paurosa. Sarebbe da scoprire anche chi li ha finanziati, con quali soldi. Cioè, nel senso, l'8 per 1000 come viene destinato, come viene utilizzato, insomma. Poi ti fanno la campagna sempre emotiva che si aiutano i poverelli, insomma, invece esatto, i poverelli hanno soltanto un danno da essere aiutati così. Speriamo bene. Sì, ma tranquillo, io non sono preoccupato. No, l'importante è che le persone non comprendano. Non è che sia proprio pessimista, cioè che siete alti e bassi, vedo delle robe. Ma io non sono pessimista, nel senso, questa non è una guerra persa, è una grande battaglia, insomma. Gente... E io ti dico, sono fiducioso nel risultato, insomma. La gente, cioè, siamo andassimo a pari passo praticamente ormai con l'Europa o con quel mondo, insomma, beh, ormai, insomma, andiamo a pari passo, insomma, dopo vedremo, insomma, se è così bisogna che si ammagni, si incardi, insomma, in poche parole. Sì, ma questo si potrà fare, come diceva Nietzsche. Abbiamo bisogno di piccoli atti di coerenza, e un piccolo atto di coerenza, esatto, ad esempio, è anche andare a votare il 12 e 13 giugno. Esatto, vabbè, sia. Bene. Grazie, ciao Ivano. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Davide. Io già altre volte avevo posto un quesito, sì, che non ha a che fare con il referendum, ma non ho mai avuto una risposta chiara. Qual è la tua domanda? Sentiamo. Sì, poi metto giù così lascio spazio agli altri. Come si può concepire l'esistenza di più di una divinità, adesso lasciando perdere il fatto che uno possa essere monoteista o politeista, considerandolo tra l'altro un assoluto? Se non lo si vuole considerare un assoluto, lo si deve considerare... Assoluto significa sciolto da ogni legame. E noi... Sì, no, ma devo poter finire la domanda chiaramente, perché sennò un po'... Sì, ma deve essere una domanda che è comprensibile, prima che ci capiamo anche. Sì, beh, il termine assoluto è abbastanza semplice da comprendere. E, esatto, vorrei capire da un punto di vista proprio razionale come si riesce a concepire più di un Dio, se... Basta guardarsi attorno. Scusa? Basta guardarsi attorno. Cioè, scusa, la pianta vedo che... Dio. Se mi guardo attorno vedo l'unico Dio che può essere. Dove? Il Dio dove? Che è, non il Dio che fa, o il Dio che punisce, o che giudica. Non dov'è questo unico Dio? Io vedo moltissime divinità. Sì, gli no, alberi no, che ti sono attorno che ti producono. La solita risposta, sì, con la quale poi chiaramente io metto giù perché voglio anche lasciare il posto agli altri. Ma quando uno ti chiede una spiegazione logica, non puoi dare come risposta, basta guardarsi intorno. Se tu stabilisci cos'è la logica, questa è una risposta logica. Io mi guardo attorno e vedo miliardi di divinità. E questo è logico. Perché io osservo infinite cose e di conseguenza io ti rispondo in base a quello che vedo. Io vedo che esistono un'infinità di realtà. Che interagiscono con me, non ne vedo un'unica realtà. Non c'è modo, mi dispiace, ma con voi non c'è modo. Scusa, ma come stiamo parlando? Io ti sto esponendo. No, tu mi stai dicendo delle cose, stai cercando. Scusa, l'acqua con cui ti bagni è uguale come materia, sì, ma come essenza, come natura all'aria che tu respiri? Assolutamente no. La pianta che tu hai di fianco vive di per sé stessa, però produce un ossigeno che tu sei capace di utilizzare. E come mai tu sei capace di utilizzare un qualcosa che viene prodotto da un'altra specie? Perché questa è una comunicazione fra... È un insieme di assoluti. No, assoluti no, perché nessuno è sciolto dal legame. Noi tutti quanti siamo legati alla nostra materia. Cioè, noi per essere sciolti da ogni legame non dovremmo avere un corpo fisico. E finché noi siamo un corpo fisico, abbiamo un legame con la nostra materia che ci compone. Quando non avremo più quello sarà un altro problema. In questo momento... Non stai rispondendo.
rispondendo alla domanda. Allora, che state attento, tu dici, tu dai una risposta, tu dici che io non ti posso rispondere, tu continui a sostenere che non ti posso rispondere. No, allora, ma stai rispondendo, cioè se io ti chiedo, allora, se io ti chiedo di dire in due parole, uno mi chiede, per esempio, sì, dammi il concetto di assoluto. Per me assoluto è colui che non dipende da. Relativo, esatto, è colui che dipende da. Sta attento, allora, ma scusa, assoluto, non esiste però nulla. Il problema è che ogni volta che vengono fatte domande di questo genere, non potete non lasciare finire la domanda. Vabbè, scusa. Perché io ho capito la tua domanda. Non vuoi affrontare logicamente il problema. Allora, sei tu che sei cos'è la logica. Preconfezionate, però no, non è preconfezionato, scusa. Sia tu sia l'altro signore che trasmette a giovedì. Lasciare che la persona finisca di esporre. Sì, ti hanno stato a esporre. Il tuo problema è definire un assoluto. Ma ti posso dire che finché. Ma no, assolutamente no. Stiamo dialogando. Ma no, stiamo dialogando. Sì. Io sto cercando di dire una cosa, di fare un discorso che parte da. Tu dici la mia la logica, di conseguenza tu non entri nella mia logica. Vedi che continui. No, stiamo dialogando. Ma non stiamo dialogando. Io sto cercando di dire una cosa e tu non mi lasci. Tu l'hai detta, l'ho capita e io ti rispondo. No, non puoi averla capita. Ma che? Non posso averla capita. Ascoltami, l'avresti capita solo se mi avessi lasciato finire. Ma ti ho capito la tua domanda, il tuo problema è l'assoluto. Ti stai comportando come quel clero che io odio e che odio anche te, ma ti stai comportando nello stesso identico modo. Ma no, perché? Perché io sto cercando di fare un ragionamento, non sto affermando qualche cosa. Il tuo ragionamento è incentrato sull'assoluto e sull'unicità di questo assoluto. Siccome questa cosa a te punta, perché hai già percepito ma che no, è una domanda diversa da quella ora, che non ti interrompo, finisci la domanda. Ma no, ma è sempre così. Finisci la domanda. Sto chiedendo, dimmi logicamente, ma senza dare risposte preconfezionate, dimmi logicamente come puoi concepire una cosa del genere. Non sei in grado di farlo, perché la logica o è una cretinata oppure è una cosa seria. La logica, esistono molte logiche, la tua è una logica che l'hai piegata ai tuoi scopi, ma la logica non è assoluta. Ascoltami, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Questa domanda l'avrò fatta a te un'altra volta. Sì, ma io ti torno a ripetere che tu stabilisci che la tua è la logica e la tua è la verità. Se non risponde quello che tu dici, che dici che non è logica. A questo punto ti reputi essere un Dio assoluto, va bene, ma io non ti riconosco di essere un Dio assoluto. Secondo la mia idea, io non voglio essere nessun Dio, lascia perdere. Sì, no, tu dici io ho la logica, io so la verità, se tu non rispondi a canone non sei... Non mi lasci parlare, non mi lasci fare una domanda. Allora fammi questa domanda, avanti. Io non ho... Ascolti, non puoi parlare. Parla, fa la domanda, dai. Puoi, ma no, fai la domandina. L'ho fatta tante altre cose. Sì, ma cioè io ti continuo a rispondere con un'infinità di cose e tutto ci torni sempre sopra. Lascio agli ascoltatori l'ardua sentenza. Ciao. Questo ascoltatore ha la pretesa di conoscere che cos'è la logica, cos'è la verità e di stabilire che se la risposta rientra nei suoi canoni è logica, altrimenti non c'è risposta. Io ritorno a dire che noi viviamo in un mondo in cui siamo fatti di materia, che noi non possiamo prescindere dal nostro corpo, di conseguenza quando non l'avremo più saremmo sciolti da ogni legame, ma finché noi siamo un corpo avremo un legame con la nostra materia e con la nostra vita. Quando non ci saremo più, e su cui non entro perché è un problema secondario, in quanto finché ho un corpo affronterò la vita col mio corpo, con la mia sensibilità, torno a ripetere, noi siamo legati dalla nostra natura. Questo nostro corpo ci lega alle relazioni in una certa maniera. Tutte le cose che ci sono attorno hanno la loro dimensione, hanno la loro anima, hanno un discorso fisico, hanno una fisicità. Queste cose, pur essendo diverse da noi, riescono a comunicare con noi. Noi riusciamo a scambiarci le cose, a comunicarle, che viviamo all'interno di un pantheon. Il pantheon ha la caratteristica che tutti i componenti di un pantheon offrono qualcosa, stabiliscono qualcosa e dispongono e donano qualcosa. Di conseguenza noi abbiamo molte divinità che si fanno dei doni e noi le contraccambiamo. Con alcune divinità abbiamo una maggiore intesa, altre divinità ci possono essere ostili e noi cerchiamo degli alleati. Qui siamo all'interno di un pantheon, ma il mondo è completamente divino. Finché noi abbiamo un corpo, finché noi siamo materia, finché noi siamo fatti così, noi siamo legati a un qualcosa di ben preciso che ci detta delle leggi sulla comunicazione. Il fatto che noi abbiamo un corpo però ci permette anche di comunicare con un'altra realtà. Come uomini noi siamo in grado di comunicare con infinite divinità, non c'è nulla che non sia raggiungibile, anche nell'ambito spirituale. Sì, pronto? Sì, Gianpaolo. Ciao. Direi che proprio l'affermazione logica prima da fare è di non cercare di definire l'indefinibile. Ci si guarda attorno e si dice,
è una meraviglia. Sì. Ma andare alla ricerca di chi e come è solo arroganza, secondo me. O ignoranza. Perché fai un buco nell'acqua, nel senso che se vivi in un mondo del possibile, come viviamo noi altri, ci contattiamo con quello che possiamo relazionarci. Ma dare delle definizioni all'indefinibile mi sembra mica logico. Io mi taccio perché più in là non so andare. Sono meravigliato di tutto quello che mi sta attorno. Sì, non so niente, ma va bene. Non basterà la nostra vita per capire tutto, per osservare tutto, e ci poniamo qualcosa di diverso che non esiste. Basta. Siamo capiti? Sì. Ciao. Ciao Giampaolo. Cioè, difatti, il problema appunto teologico è quello proprio per sottrarre le persone dall'osservare il mondo. Sì, pronto? Pronto? Sei in diretta? Qualcuno che ci manda della musica? Un po' fuori stagione? Vabbè, visto che il nostro ascoltatore è muto e noi non facciamo una tassazione musicale, la interrompiamo qui, a meno che il nostro interlocutore non abbia volontà di esprimere qualcosa. Se ha una voce, se ha un intelletto, dovrebbe essere capace di parlare. Allora? Vedete, queste sono le musiche natalizie per dire cosa? Sono incomprensibili. Che senso ha? Pronto? Sì, ah beh, finalmente pronto. Parla. Sì, parla. Questo è stile Nacht, Heilige Nacht, sì. Che sembra essere una vecchia canzone celtica. Lo sapevi questo? Sì, ma tutto quanto il repertorio, ecco, è stato utilizzato anche da Wagner stesso, ha deformato l'antico campo mitologico germanico. Posso continuare un altro po'? Con la musica è bellissima, No, vabbè, non è una trasmissione musicale, di conseguenza noi chiediamo più... Vabbè. Vuoi parlare? Vabbè, casomai se l'ascoltatore vuole parlare la linea è ancora aperta. E ora proseguiamo appunto nel parlare, nell'argomentare, nel discutere. L'ascoltatore di prima, quello che parlava di logica, di dargli una risposta, partiva sempre da un presupposto, di stabilire lui le regole della discussione, di stabilire e dire questo è logico, questo non è logico. E il suo appunto problema era sempre quello di stabilire quale fosse la capacità sua di stabilire le regole per gli altri. E quando gli diciamo di osservare la realtà, di percepire la realtà, noi gli diamo un'indicazione ben chiara che non implica né verità né sottomissione, ma capacità delle persone di osservare il mondo, di essere parte del mondo. Ed è questo l'invito che noi facciamo. Non c'è bisogno di verità. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao. Al telefono, Francesco? Sì, eccomi qua. Non ti sento. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. No. Vabbè, ciao. Oggi è destino che ti chiami più di una volta. Nessun problema, dai. No, Mario. No, Francesco, nella ciao. Mia profonda ignoranza di quello che stai parlando, sì, ti volevo chiedere una cosa. Io quando studiavo a scuola associavo sempre il termine pagano ai romani, no? Sì, beh, che diciamo che è incompleto comunque, dai. Vabbè, così. Dammi venia di questo. Nessun problema, dai. Tu prima hai detto che la paura del divino, no? Sì. All'inizio. Ma anche durante il periodo, cioè dico, quello che associavo io al pagano, c'erano delle figure divine delle quali avevano paura. No, non c'era nessuna divinità di cui avevano paura. No, per esempio, non avevano paura, non so, se c'era un, faccio per dirti, io, sai, sono... Allora. Ti faccio un esempio. C'era il dio, c'era Giove, avevano paura di Giove. No, sapevano trattare con Giove. Sapevano che era un dio potente in cui bisognava sapere. Quando l'imperatore si è cucito addosso il ruolo di divino, no? Sì, ma lì entriamo in un campo politico che è una cosa diversa. Ecco, dico, avevano paura l'imperatore? No, perché Giulio Cesare, pur essendo divino, l'aveva coltellato. Te lo chiedo perché... No, scusa, è chiaro, cioè... Io cerco anche magari quelli che ascoltano, perché pagano siamo abituati a pensare, sì, 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 ai romani che adoravano... Giulio Cesare si considerava un dio, però i romani non hanno avuto nessun problema a coltellare. Io non penso che di fronte a certe affermazioni di certi esponenti religiosi ci siano dei fedeli disposti ad andare a coltellare il proprio sacerdote. Di conseguenza... Perché se mi era venuto questo dubbio, ho detto, chiamo Francesco che
Sì, sì, sì. No, cioè, Giulio Cesare ha cercato di salire, di diventare un dio in terra, e però... Ma io avevo un'idea, comunque sempre Francesco Sesto, però sì, voglio lasciare spazio agli altri, e ho avuto sempre l'idea che comunque quelle figure divine, tipo Giove o qualche altra divinità del tempo, avessero paura di quelle divinità. No, anzi, addirittura... Certe volte si prendevano gioco della divinità, cioè non in senso cattivo, ma in senso buono. Poi ed è per questo che mi veniva questo discorso quasi di questo senso rispetto a quello che avevi detto all'inizio. Ti farò due esempi dopo, se vuoi, o te li faccio per telefono. Perfetto, certo. Sì. Lascio spazio agli altri. Sì. Benissimo, ciao, ciao. E questa è una domanda importante, perciò non rispondo subito al telefono. Vi do due esempi concreti di come era il rapporto con la divinità. Voi sapete che Pan è il dio del panico, è il dio che genera la paura, è il dio che del terrore. Ed è un dio potentissimo, è un dio che viveva nei boschi del Lazio. Si verificò in un certo momento che ci fu una pestilenza nell'antica Roma. Uno dei re di Roma seppe che l'unica soluzione era quella di chiedere consiglio a Pan, e cosa fece? Prese e catturò, fece prigioniero Pan. Disse: mi scuso con te che sei una divinità, che sei un dio potente, però il mio popolo ha bisogno del tuo aiuto. Io non volevo distruggerti, ho bisogno che tu aiuti il mio popolo a guarire. Di fronte a questo, il Pan non si sentì offeso né umiliato come Dio è stato prigioniero da un uomo, ma fornì alla Roma la capacità di guarire e di essere curata da questo morbo. Ci fu un altro caso. Venere era una divinità importantissima, una divinità fondamentale. Un giorno Venere chiese a un re romano dei sacrifici umani. Il dio, avendo, è un dio, ma il re non fu letterale. Giocando sul termine latino di teste, offrì alla divinità delle teste di cipolla. La divinità non si adirò mica, non si offese, non si sentì oltraggiata, ma apprezzò l'arguzia, l'astuzia di questo re ed accettò come sacrificio umano delle teste di cipolla. Questo dimostra, prima di tutto, la mancanza di letteralismo nelle religioni politeistiche. Il letteralismo è solo nelle religioni monoteistiche. E dimostra la capacità dell'uomo, dell'individuo, di un popolo di affrontare la divinità. Ci fu l'altro caso, ad esempio, di una divinità che provocò una disgrazia, che non protesse un tempio. Cosa fecero i romani? Li distrussero il tempio per punizione, perché non era intervenuto nel tempo debito. E tutto questo succede ed è normale nella vita. Nell'antica Grecia si racconta che il dio Pan aiutò gli ateniesi durante la battaglia di Maratona, però gli ateniesi non si accorsero dell'intervento del dio Pan. Il dio Pan fermò un messaggero di Atene, protestò con lui, disse: ma io vi ho aiutato nelle battaglie di Maratona, voi non mi avete retto nessun tempio, non mi avete fatto sacrifici. Poteva benissimo provocare il panico, spaventare. Preferì parlare, preferì entrare in contatto, preferì comunicare, evitò di terrorizzare. Eppure era il dio del terrore, del panico. E disse agli ateniesi: io vi ho aiutato, voi non mi avete contraccambiato. Gli ateniesi cercarono, scoprirono che effettivamente il dio Pan li aveva aiutati nella grande battaglia di Maratona, e costruirono un tempio dedicato al dio Pan per ripagarlo, per ricompensarlo del suo aiuto. In tutto questo, come vedete, c'è un rapporto di non sottomissione, c'è un rapporto di massima tranquillità, di capacità di stabilire un rapporto con la divinità. La divinità non si sente oltraggiata, ma si presenta agli uomini, si presenta a una città e gli dice: io vi ho aiutato, capite in cosa vi ho aiutato e contraccambiatemi in questo. E non c'è sottomissione. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, ciao, sono Andrea. Secondo me, però, tutto questo battere, no, su questo referendum, no? Sì. Non vorrei che volessero distogliere, se come al solito, l'opinione pubblica da cose più importanti, per esempio guerra in Iraq, Berlusconi che ormai il suo partito non sta più in piedi. Beh, sai, a me della politica spiccia non me ne frega assolutamente niente. Sì, no, ma io sono d'accordo che bisogna andare a votare,
perché sta gente qua merita che gli andiamo sul muso, no? Sì, però sta attento, sì. Valuta quella legge, è una legge cristiana imposta, sì, con la forza, e di conseguenza è importante. Qual è anche il comportamento dei politici verso questa legge? Sì, ma siamo d'accordo, qui non c'è ombra di dubbio. Perciò non c'è nessuna distrazione, anzi. Però secondo me c'è un apparato politico che ormai sta andando, non so, in Italia ormai. Cioè, lo sai che il 30-40% delle aziende non va neanche più a votare, no? Sì, speriamo che vada a votare invece per il referendum. Sì, sì, ma magari forse vinceremo, se non vinciamo, cosa vuoi che ti dica? E, come dice Franco, no? Anche se vince sta cazzo di Chiesa che rompe i coglioni dalla mattina alla sera e ci mette il pecco su tutto ormai, no? Se vincono, c'è la gente a forza di bastonate, forse dopo noi facciamo una sera di combattere questa battaglia, poi, sì, cioè, sì, noi la combattiamo per noi stessi, sì, se gli altri ne combattono per loro è un problema. Ognuno secondo la sua coscienza farà quello che deve fare, perché non penso che la gente non si fa condizionare più di tanto dalla televisione. Certo, ha la sua importanza, però come c'è il 30-40% di gente che non va a votare, che non si lascia condizionare, anche perché poi sai, come tanti referendum che abbiamo votato, poi alla fine. Beh, questo è un referendum un po' diverso, eh? Lo so, tipo il Ministero dell'Agricoltura, robe varie, hai capito? Sì. Ecco, vabbè, ti ascolto. Bene, ciao. Sì, andare a votare in questo caso è per me importante, proprio perché la normativa del referendum sulla fecondazione assistita che si vorrebbe abrogare, la legge 40, quella appunto è una legge che introduce principi molto pericolosi, molto dannosi, e sono appunto principi chiaramente di violenza e di imposizione. E io vorrei darvi un esempio, cioè nel senso di cosa produce. Ci sono due articoli che comunque non farò tempo a leggervi, e comunque ve ne leggo uno che a mio avviso dà la dimostrazione più ampia di quanto sia importante questo referendum, proprio perché parlando dei casi specifici di quello che soffrono le coppie e le persone, ne potremo comprendere. Ve l'ho letto anche oggi dalle 15 alle 16.30, ve lo rileggo perché per me è una pietra che può permettere di comprendere quello che significa il referendum sulla fecondazione assistita del 12 e 13 giugno, dal Corriere della Sera del 31 maggio 2005. Portatori sani di una malattia genetica, procreazione coppia in sciopero della fame, da sabato scorso hanno aderito allo sciopero della fame indetto dal Comitato Luca Coscioni e hanno cominciato la loro personale campagna referendaria per invitare la gente a votare 4 sì al referendum sulla legge 40. Sono Mary e Giuseppe Maltese, il papà e la mamma di Erika, una bambina di San Biagio di Argenta, morta all'età di 7 mesi il 1 settembre del 2004 per una malattia congenita rara, la osteopetrosi, detta malattia delle ossa di marmo, patologia genetica che colpisce lo scheletro. Una malattia, dicono i genitori, che l'abbiamo trasmesso noi, perché entrambi portatori sani del gene delle osteopetrosi. Ora, dopo la tremenda tragedia che ha colpito la nostra famiglia, scrive la mamma, sto cercando di andare avanti, anche se non è per niente facile, soprattutto in questo periodo in cui ho dovuto fare ricorso all'aborto terapeutico perché il figlio che stavo aspettando non era sano. Per me l'unica strada percorribile sarebbe la fecondazione assistita, ma la legge 40 impedisce alle coppie portatrici di malattie genetiche di far nascere un figlio sano, perché vieta la diagnosi preimpianto. Non cerco un figlio bello, alto, con gli occhi azzurri, concludo Mary Maltese. Voglio solo colmare un profondo vuoto. Questa donna, questa coppia, ha un problema irrisolvibile. Soltanto quello che la legge sulla fecondazione assistita vieta gli permetterebbe di avere un figlio. La legge sulla fecondazione assistita direbbe che questa donna dovrebbe farsi un bombardamento ormonale per ottenere 3 ovociti, da cui ottenere 3 embrioni. Questi 3 embrioni sicuramente malati, e ricordiamo che questa donna ha avuto appunto un figlio, una figlia morta a 7 mesi per la malattia, un bambino che ha dovuto abortire perché è malato. Questa donna si troverebbe nelle condizioni che gli vengono impiantati 3 embrioni sicuramente malati. Questi 3 embrioni potrebbero attecchire, e di fronte a questi 3 embrioni malati le dovrebbe abortire. Questo è quello che la legge sulla fecondazione assistita vuole, impone, chiede, è violenza sulle donne. Io voglio ricordare
un passo che comunque non ho qui, però mi riserverò di recuperarlo, in cui c'erano delle indicazioni date ai sacerdoti, date da un papa, che diceva: se una donna vi dice che per motivi medici non può più avere un figlio e che avere un figlio rappresenterebbe per lei sicuramente un grave dramma, un pericolo per la sua salute, voi insinuate, e la parola è testuale, insinuate in lei che la scienza non è attendibile, che esiste sempre la provvidenza di Dio, e certo, convincetela a ad avere una nuova gravidanza. Questo è il comportamento chiaro della Chiesa Cattolica. Questo era un insegnamento che veniva dato ai sacerdoti ancora negli anni 50 della Chiesa Cattolica. Ma ricordo sempre che questo insegnamento, la legge sulla fecondazione assistita, vengono da un passo biblico, vengono dalla Genesi, vengono da quel libro tremendo, orribile, terrificante che è la Bibbia, in cui c'è scritto nella Bibbia: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Questo è un passo biblico della Bibbia dei cristiani, della Bibbia, il libro sacro per i cristiani, non certo per noi pagani, in cui dice che per le donne la loro gravidanza, la loro maternità deve essere vissuta come condanna, come sofferenza. È da 2000 anni che i cristiani hanno questo libro come riferimento, ed è da 2000 anni che loro posseggono in questo. A loro dell'embrione non interessa assolutamente niente, a loro interessa creare sofferenza, paura e timore. Tutte le parole che hanno speso i cristiani in questo periodo non le hanno spese certo per la pedofilia presente da sempre all'interno del cattolicesimo, non le hanno certo spese per i centinaia, per migliaia di bambini violentati. Eppure loro continuano così, proprio perché per loro il dolore è il sale della vita, per loro la sofferenza è quello che ti rende simile a Cristo. E di conseguenza loro cercheranno sempre, vorranno sempre questo e faranno sempre questo, portare sofferenza. Perciò il 12 e 13 giugno potete fare benissimo una scelta, potete rimanervene a casa, seguire quello che vi detta il signor Ratzinger, quello che vi detta la Chiesa, quello che vi dice di fare soffrire, di portare dolore, o pensare di dare il vostro piccolo contributo andando a votare e stabilire che non è un Dio, non è una Chiesa, non è un'autorità che stabilisce come si devono comportare gli umani, ma che la nostra sensibilità, che verso persone che hanno sofferenze, che hanno drammi, noi dobbiamo fare tutto il possibile, il massimo che è possibile per aiutarle. Di conseguenza, al di là dei principi, io voglio ricordare proprio il caso di questa coppia di Ferrara e della loro condizione tragica. A queste persone, cosa gli rispondiamo? Che la loro sofferenza li rende simili a Dio, che la loro sofferenza è gradita a Dio. Io penso, come essere umano, come individuo, come persona, che la sofferenza non sia certo la cosa migliore. Perciò, il 12 e 13 giugno fate una scelta. Fate la scelta se introdurre nuova sofferenza, se introdurre nuova violenza, se introdurre nuova sopraffazione, o se pensate di dare un contributo per dire almeno tentiamo qualcosa, tentiamo di aiutare queste persone. Questa è una coppia giovane che cerca dei figli. Un figlio gli è morto a 7 mesi per la malattia genetica che gli hanno trasmesso, un altro figlio l'hanno abortito perché era ammalato. La legge sulla fecondazione assistita gli direbbe: se utilizzate questo metodo ti ritroverai 3 figli malati. La scelta sarà un aborto di tre embrioni, o la scelta sarà che questa madre e questo padre abbiano 3 figli da vedere morire nella sofferenza. Questo è lo scontro di civiltà, di cultura che si prospetta. Il 12-13 giugno sta anche nelle vostre mani se volete creare una nuova sofferenza. Sta nelle vostre mani se volete dare un fine, un termine, cancellare questa orribile legge. Io il 12-13 giugno andrò a votare ed invito tutti gli ascoltatori a fare altrettanto. Invito anche a convincere, a esporre le cose e dire che il futuro non è nelle mani di Dio, non è nelle mani di nessuno, ma è nelle nostre mani. E le nostre mani, il 12-13 giugno, potrebbero avere un futuro soltanto votando in una certa maniera. Perciò, solo andando a votare, possiamo cambiare delle cose. Io vi invito, 12-13 giugno, referendum sulla fecondazione assistita. Fate quello che la vostra sensibilità di persone vi chiede, vi domanda e che vi propone. Ciao a tutti, ci risentiamo giovedì prossimo.